Il nostro vicepresidente Silvio Agnelli, i profili, i ricchi profili del musicista e dell'artista. A questo punto direi il secondo brano musicale, Grazia di Michele e Sonia, La gente che parla. E volevo spendere due parole per questo giovanissimo musicista, cantautore, chitarra acustica, che noi chiamiamo spesso perché ha una capacità anche di scelta delle canzoni stesse in termini moderni, e arricchisce questo nostro scenario letterario, sì, con la musica, che in fondo, ecco, le arti sono arti sorelle, no? La polifonia della musica corrisponde alla polifonia grafica di uno scritto, che si costruisce attraverso delle sensazioni, delle emozioni, dei sentimenti. Ebbene, il nostro Francesco, giovanissimo, ha un curriculum molto ricco. Ha collaborato con Bungaro, ha suonato con Niccolò Fabi e Mas Gazzè, addirittura concerto, hai collaborato anche con Ligabue al Parco di Monza, è uscito il tuo primo disco Mancino, che contiene un duetto con Grazia di Michele, premi importanti nel 2018 e sei il più giovane vincitore di Musicultura 2018. Quindi, ecco, grazie per questa tua, i tuoi interventi musicali, do a te la parola, e sei anche laureato in lettere, ecco, non da poco, antiche, all'Università di Firenze. Prego, poi grazie. Passiamo all'artista. A messa la domenica ci vado, perché lo so che lì ci posso andare. La mattina vado anche al mercato, in chiesa sento il prete che ripete che l'uomo non deve separare ciò che sull'altare è stato unito. E poi penso alla gente che parla, che parla. Cattiva sai la gente, noi bisogna rimanere decorosi, ma se potessi io andrei lontano, magari in un posto di quelli che vedo sempre alla TV, magari a Rimini, io me la sogno sempre mentre stiro. E se potessi dirtelo, mio Dio, come sanno essere pesanti i piatti da lavare e le parole e le nocche sugli occhi, le nocche sugli occhi. E che ci sono i figli da crescere e quella figlia già troppo cresciuta, lei e il suo petto che lui guarda sempre. La fede all'anulare che incatena tra calze sporche e lui che manca il sale, la famiglia, la vergogna, i lividi da coprire. E se potessi dirtelo, mio Dio, che tutto ciò che voglio in fondo è solo non essere più io. Chissà se te lo immagini, mio Dio, che per coprire le macchie della vita non basta usare un po' di varichina. Per terra in cucina, sui muri in cucina. Se potessi dirtelo, mio Dio, che tutto ciò che voglio in fondo è solo non essere più io. Chissà se te lo immagini, mio Dio, quanto sanno essere pesanti i piatti da lavare e le parole e le nocche sugli occhi, le nocche sugli occhi.
e la gente che parla, che parla, e la gente che parla, che parla, e la gente che parla, che parla, che parla, e la gente 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 che parla.